Made in Italy 2017. Codice Citra conferma l'alto livello raggiunto nel mondo. Scopriremo come in alcuni paesi il Montepulciano d'Abruzzo sia primatista assoluto. Nello stand, che già da sé racconta la storia di questo territorio, con la ricostruzione ambientale di un'antica macchina da pesca, il trabocco, si sono susseguite degustazioni d'alto livello, come quella del pecorino senza solfiti, ad esempio, o quella dedicata a vini da ricerca e sperimentazione, o la degustazione della linea Ferzo, che ci viene descritta da Fabio Piccoli, direttore di Wine Meridian, web magazine che quest'anno ha coordinato le degustazioni di Codice Citra. Ma ha potenzialità straordinarie per due ragioni: da un lato perché in effetti rappresenta una linea vini nuova di alta qualità che ancor di più conferma il ruolo di Codice Citra nella qualificazione dei vini dell'Abruzzo, ma è anche molto importante perché testimonia le potenzialità incredibili tutt'oggi della vitienologia abruzzese, che riesce ad arrivare non solo con i tipici Montepulciano d'Abruzzo già molto noti, ma anche con vini come la Cococciola, dimostrare che tipo di autoctoni e che tipo di personalità riescono ad ottenere, e io sono convinto daranno grande successo non solo all'azienda ma all'immagine complessiva di questa terra. Che cosa si scopre, ecco, dentro? Voi che siete degli esperti, avete una sensibilità spiccata, cosa c'è dentro questo come emozioni ovviamente? Ma la cosa importante è che riescono a coniugare anche questi vini della linea Ferzo due elementi unici e peculiari della terra abruzzese. C'è questa anima mista di montagna e di mare, che è una situazione direi quasi unica a livello anche mondiale, cioè di vini che hanno da un lato una sapidità quasi salmastri del mare, al tempo stesso un'austerità e una complessità e eleganza di vini più tipici della montagna, e questa è una caratteristica che pochi altri vini mondiali hanno ed è una grande forza dell'Abruzzo. Giuseppe Colantonio, responsabile marketing di Codice Citra, l'impatto globale che può avere una sperimentazione del genere che coinvolge in prima persona i soci? Bene, riparto da un concetto, dalle tre I: integrazione, innovazione, internazionalizzazione. La prima è proprio relativa alla base sociale, all'anima di questa azienda, 3.000 famiglie di contadini che nell'Abruzzo citeriore portano avanti con amore, con passione e sacrificio di padre in figlio la vitivinicoltura. Per fare questo poi c'è bisogno sempre di costante innovazione, innovazione che permetta di avere la tecnologia adeguata e non solo, che possa anche dare nel campo della sperimentazione nuove chiavi di letture per tecniche di vinificazione, piuttosto che scoprire peculiarità dei vitigni autoctoni o anche dei vari terroir. E a conclusione l'internazionalizzazione, perché oggi è sempre più importante, in un momento in cui il mercato interno è in fase di stagnazione o di diminuzione di consumo pro capite, andare su mercati internazionali, dagli Stati Uniti, il Nord America, per finire poi Giappone, Cina, quindi tutto il Far East. E per fare ciò bisogna essere credibili e di conseguenza ripartire da quella che è l'essenza e l'unicità di Codice Citra, che è promuovere e valorizzare le eccellenze della vitivinicoltura abruzzese. Con Davide Diaz affrontiamo l'aspetto agronomico enologico di questa meravigliosa sperimentazione. Allora, questo, come dicevo, è un progetto partito 2 anni fa, perché la nostra cooperativa è molto, per noi è molto importante ritrovare tutte le tradizioni dei nostri soci e capire le loro bravure, quali sono le loro potenzialità. E i nostri soci sono sempre stati abituati a selezionare le uve, in quanto facevano anche uve da tavola. Quindi qual è il miglior progetto che ho pensato se non selezionare le uve, poi per poter sul Montepulciano all'inizio, perché consideriamo il Montepulciano proprio il nostro oro, perché ci permette di fare lavorazioni enologicamente parlando di tutto, da vini bianchi, vinificati in bianco, rosato, rossi importanti, meno importanti, strutturati da invecchiamento, e abbiamo pensato che poter appassire, portare appassimento sulle bucce del Montepulciano, dove c'è tutta la concentrazione polifenolica e tutte le componenti nobili del Montepulciano, potesse essere un qualcosa in più da cui
attingere proprio da questo vitigno. E abbiamo visto, con il primo anno abbiamo avuto questa prova di appassimento, dei risultati eccezionali, soprattutto l'aspetto di accumulo delle sostanze polifenoliche, di accumulo di zuccherini, quindi vini diversi strutturalmente, ma anche a livello organolettico completamente diversi da rispetto ai vini che dava il Montepulciano. E poi abbiamo fatto il secondo anno, abbiamo provato anche sul pecorino, perché il pecorino, se essendo il nostro vitigno bianco autoctono principe, ha le stesse caratteristiche del Montepulciano, cioè un vitigno che ci permette enologicamente parlando di fare bianchi da base spumante, bianchi da strutturati, bianchi fruttati annuali, e abbiamo pensato che anche qua la buccia potesse darci qualcosa in più rispetto ad altri vitigni, e il risultato è quello che abbiamo assaggiato e degustato oggi con la sperimentazione che abbiamo presentato qui a Citra. Valentino Di Campli, presidente di Codice Citra, non può che essere soddisfatto dai risultati conseguiti, che sono sintesi del quotidiano impegno dei suoi 3.000 soci. Una grande soddisfazione, perché all'inizio sembrava audace il percorso che si voleva intraprendere, oggi ne siamo convinti e consapevoli. Varie attività che possono valorizzare il prodotto uva che noi abbiamo in una qualità incredibile, che però dall'altro lato per valorizzarsi ha bisogno di essere comunicato continuamente e in modo opportuno. Codice Citra è uno strumento per poter valorizzare il prodotto dei nostri 3.000 associati che quotidianamente ci mettono una grande passione, che da soli non potrebbero assolutamente farlo, ma che insieme diventano uno strumento importante, potente.